problematico, patologico, mentre io credo, questa qui è una discussione un po' di nana caprina, che ludopatia sia il termine più preciso, perché ci fa a noi medici pensare a una predisposizione, a una patologia che va curata, che va prevenuta e va curata. Ora, lasciamo stare quello che dicono, io mi meraviglio che i giornali scoprono oggi quello che è una cosa vecchia, perché il vizio del gioco, ho detto vizio del gioco, io non parlo, la Fondazione Unigioco la ringrazio moltissimo per quanto riguarda quello che fa per diffondere le campagne, attraverso le campagne formative, e sono curioso di conoscere quello che il professor Temporin, questo sistema di prevenzione della nuova tecnologia per la ludopatia. Non avendo tempo adesso vi leggerò, professore, la sua relazione. Però non posso fare a meno di dirvi che in Italia ci sono 420.000 slot machine e videopoker, che molte regioni, che la legge scopre ora, soltanto ora, mi domando io quali cose, quante cose meravigliose sono legate al gioco d'azzardo, quante sono le alleanze tra gioco d'azzardo e mafia, e molte cadono, molte famiglie cadono in questo dramma e finiscono per pagare un forte contributo.